Lukaku. È partito! È partito! Ha fatto un gol incredibile! Ragazzi, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Siamo in Sardegna, all'Olbia, per la finale del torneo Selis. Inter-Atalanta, non so chi vincerà. Ci sono tutti i miei amici dell'Inter che mi seguono ovunque. E dall'altra parte 5 anni di Atalanta. Non so chi vincerà. Pronostico, fatemelo sapere qua sotto nei commenti prima di guardare tutto il video. Iscrivetevi al canale e che vinca la migliore. 2-0 Atalanta. 2-0 Atalanta? Pronostico, risultato esatto. 3-1 Atalanta. 3-1 Atalanta. Pronostico. Vince l'Inter. Con Amara TV. Vince l'Inter. L'Inter quanto? 3-1. 3-1. Incredibile. In bocca al lupo, dire. Salutiamo pure gli arbitri, che è un mestiere molto difficile, però in bocca al lupo anche a loro. Prima di continuare con il video volevo ringraziare mamma FC Maglia per la maglietta del Barcellona e per la maglietta del Boca Juniors. Un giocatore ci ha giocato in entrambe le squadre, che è Diego Armando Maradona. E in più potete personalizzare la maglietta, non scrivere Maradona ma Sergei.gk oppure il vostro nome. Come sempre, codice sconto GK per avere il 10% di sconto sui vostri acquisti. Maggiori informazioni trovate tutto nel link in descrizione e noi andiamo avanti con il video. Minuto di silenzio, sembra di stare quasi a San Siro, una curva quasi piena, bello, bello, bello. E vinca il migliore, raga, fate bene a catapale, mi raccomando, non dovete sbagliare niente. Abbiamo il portierone dell'Inter da questa parte. L'Inter è partito subito con il botto, calcio d'angolo, dopo 10 secondi di partita calcio d'angolo. Attenzione. Bel cross! Oggi ragazzi, oltre a fare talent scout, andare a vedere un po' come sono i ragazzi, farò anche la telecronaca. È emozionante fare queste cose qui, però sarebbe molto più emozionante far parte di una finale del genere con tutte queste persone che sono qua a guardare questo super torneo, che ringrazio ancora le Coq Sportif che mi ha invitato per sponsorizzare questo torneo. Anche il 10 dell'Inter è un buon giocatore, l'ho visto contro il Paris Saint Germain, ha fatto molto bene. Bravo, il 10 dell'Inter è tanta roba. Per ora nei primi 5 minuti partita combattuta tutta centrocampo. Per ora è una partita molto sterile, tutto solo un giro palla continuo che con pochi affondi. Io quella che ho visto stamattina. Bello, come l'ha saltato? Palla morbida. Attenzione! Raga, ha fatto un gol devastante. Ha fatto un gol incredibile. Inter in vantaggio 1-0. Attenzione, l'Atalanta subito. Bravo, bravo il portiere, il portierino che la blocca qui e rimane lì. Stai giù, perdi tempo. Atalanta subito dopo un secondo e viva. Cioè, gol più bello del torneo per adesso, eh. Attenzione, è partito. Galoppa. L'Inter ancora avanti. Finta, ancora finta. Attenzione, il 16, l'allarga, lo punta. Fil di palo. L'Inter c'è, l'Inter vuole andare subito al raddoppio. Sono saliti, ripartenza. Lukaku, è partito! È partito! In 13 minuti di partita l'Inter avanti per 2-0. Lukaku è andato via da solo. Per la DS fa veramente difficile. Ha fatto solo un tiro in porta e una risposta da parte del portiere. Che partita ricca di emozioni. Subito un bel 2-0. Bella palla. Bravissimo il difensore, il numero 6. Cosa ha combinato? Stop di tacco alla Neymar Junior. Oh, l'Inter sempre in attacco. È tutta la partita che è in attacco. Poi ricordiamo comunque che l'Atalanta ha vinto lo scudetto. L'ha fatto fuori. Attenzione. Bravo, che intervento da paura il 2. Complimenti al 2 che ha fatto un intervento strepitoso. Tiro. Traversa. Ha fatto qualcosa di fenomenale, l'ha lasciato a terra con una finta, poi tiro in croce dei pali. Che rapidità, l'unico è rapidissimo. Attenzione.
11, 13. La parata. Ti hai visto da qua che l'ha toccata il portiere? L'ha toccata, ma niente calcio d'angolo. Rodrigo, quale in mezzo? No! Out, out! Fine primo tempo, Inter in vantaggio per 2-0. Il primo gol è qualcosa di spettacolare, un gol credo sotto l'incrocio, magari non sotto l'incrocio, però il portiere poteva fare qualcosa di più secondo me. Adesso ci vediamo al secondo tempo. Diamo inizio al secondo tempo tra Inter e Atalanta. Inter vuole entrare col pallone in porta. Oddio! Madonna, mi sono spaventato e mi stava arrivando addosso. Io ho fatto così perché me l'aspettavo in faccia il pallone. Invasione di campo, guardate. E scappo. Prima che viene la polizia ad arrestarmi. Provo ad andare sul fondo, pallone in mezzo. È solo. Lo stoppa. Mano. Questo è rigore, attenzione. Bravo, bravo il portiere. Però era rigore. Rosso. Parata quasi in serenità. E c'è Lukaku al suo posto, Lautaro Martinez. Guarda il 2 che animale. Il 10. Il 10 va a far gol adesso, te lo dico io. No. Vabbè, c'è l'11. Se la sposta. Bravo! Il 2 è un trattore. Non molla niente il 2. Il 10. Prova a mettere la palla in mezzo. Ha provato a fare la sforbiciata. Sono. Rosso. No! No! Gol! Gol, mentre ho ripreso, mi è arrivata anche un po' di terra. 3-0! Tutte le partite 3-0 stanno finendo, veramente incredibile. Gol! Gol! Annullato per fallo sul portiere. Oh, che busta! Finisce qua! L'Inter vince il torneo Sellis 2022. 3-0, quarti di finale 3-0, semifinale 3-0, finale 3-0, 0 gol subiti durante tutto il torneo, incredibile. Vi ricordo come sempre, iscrivetevi al canale Road to 300.000, fatemi sentire questo supporto per portare altri video di questo genere. Se vi piacciono fatemi sapere tutto nei commenti. Ci vediamo tra poco che andiamo magari a fare qualche ripresa dai vincitori. Grandissimi, fai vincitori! Bravo! Oh, l'abbiamo detto dal primo giorno che ci siamo incontrati, che avreste visto! Grandi, grandi, guarda, un 5 qua! Grandissimi! Io voglio la tua maglietta, te lo dico! Voglio la tua maglietta! Hai filmato i gol! Bro, c'è tutto! Hai fatto un gol devastante, ho fatto la reaction, hai fatto un gol incredibile! Per me il gol più bello del torneo, bro. Terzino più forte di te non l'ho mai visto nessuno. Vai, grande! Bravi, raga, bravi. Forza Atalanta sempre. Grandissimi. Forza Roma.